Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Daniele Danzu e oggi siamo al terzo episodio di Dynasty. Allora ragazzi, la nostra Dina Caliente sta facendo colazione perché fra poco praticamente andrà al lavoro, quindi io la sto facendo mangiare, così la faccio preparare praticamente per il lavoro. Si è svegliata anche la nostra Nina Caliente, stranamente sta pulendo raga e si è svegliata presto, non voglio sapere assolutamente come mai. Io le lascerei farle fare quello che sta facendo, perché questi sono miracoli ragazzi. Tesoro, vai in bagno e fatti la doccia che fra un'ora vai al lavoro. Allora, la nostra Nina Caliente è qui e c'ha fame, infatti sta per andare a mangiare. La nostra Catrina Caliente, vediamo se oggi lavora. Sì, dovremmo fare livello 3 di chitarra, quindi io la farei svegliare. Innanzitutto, un bagno. Sì, vatti a fare un bel bagno caldo. Lei ha fatto la plin plin, ora si fa una doccia veloce, immagino. Perché non può andare amica, perché non puoi andare a farti la doccia? Fai una doccia veloce? Non ho capito il perché. Lei sta mangiando con molta tranquillità. Allora, ragazzuoli, ragazzuoli, lei è flirtante? Ebbene sì. Raga, oggi succederà una cosa molto importante, perché la nostra Catrina Caliente, che oggi va al lavoro, in realtà alle 10, diciamo che quando tornerà, proveremo a farle chiamare Luca Bianco. O meglio, può essere che la nostra Dina Caliente, tornata dal lavoro, faccia inviti Luca Bianco a casa, perché dovete sapere che comunque Dina Caliente è comunque legata alla famiglia, sia a Nina che a Catrina, quindi siccome lei ci crede in in questa sorta di relazione, inviterà Luca Bianco a casa. Oddio raga, non vedo l'ora. E la nostra Catrina Caliente dovrà scoprire quindi che l'uomo per cui lei stava uscendo pazza, nel senso l'uomo che le piaceva, è in realtà il tipo che si fa la figlia. Molto bene, sono proprio delle caliente, insomma. Prendi degli avanzi. A differenza invece della nostra Nina Bonina Brown, no, quella è una drag queen di RuPaul. La nostra Nina Caliente invece, tesoro, sì, vai qui e fatti, no, ovviamente fatti una doccia calda e sensuale. Perché è incazzata? Perché sensazione di furia? Perché è testa calda. Molto bene. La nostra Nina Caliente invece, raga, ci proverà col nostro Victor, anzi in realtà Travis caro, abita in questa casa, quindi visita Travis Scott assolutamente. Noi andremo e visiteremo Travis Scott e lo facciamo subitissimo, perché la nostra Nina vuole essere... L'idea di Nina è questa, raga, che lei vuole essere praticamente una femme fatale, nel senso vuole essere la donna di quartiere più amata e più desiderata dagli uomini. Ebbene raga, ci siamo arrivati e andiamo qui e bussiamo alla porta e cerchiamo di trovare il nostro Travis Scott. Allora, lei sviluppa chitarra nel frattempo, così magari zan zan, bussiamo e buongiorno, sì, entra pure e in realtà c'è Liberty lì, presentazione amichevole. Vediamo se c'è Travis da qualche parte. Lei chiede ovviamente a Liberty, dice scusa, ma Travis? E Liberty gli dice, no, tesoro, non c'è, lo conosci per caso? E ovviamente Nina dice, guarda, io sono la vostra dirimpettaia, la vostra co... Eccolo qui, guardate da questa finestrona. Dice, io abito nella casa di fronte, quindi ci sta magari... Cioè, volevo fare conoscenza di Travis, ma tu chi sei? La sua fidanzata? Perché ovviamente Nina non può pensare che Travis sia innamorato di un'altra donna se non di lei, anche se l'ha appena conosciuto. E Liberty... Noi sappiamo che Liberty è mezza innamorata di Travis. E Liberty dice, no, in realtà è solo un mio coinquilino. Comunque, complimentati per la casa. Raga, tra l'altro questa casa l'ho fatta io, eh. L'ho trovata in galleria, credo. Sì, credo di averla messa. E a me piace un sacco come l'ho modificata.
Credo di averla fatta io, sì, mi sa di sì. Credo di sì, o comunque l'ho scaricata un po' dalla galleria e poi l'ho modificata, una cosa del genere. Racconto, beh, ovviamente Nina dice, vabbè, se non ti dispiace io rimarrei un attimo qui ad aspettare Travis. E Liberty dice, rimani pure, tanto sembri una ragazza simpatica. Liberty non sa che in realtà Nina ci vuole provare con l'uomo di cui in realtà lei è innamorata. Allora, vediamo nel frattempo la nostra... sta facendo un po', secondo voi? Sì, va un po' più lento ovviamente quando lo facciamo con lei fuori. Cosa sta facendo lei? Sta andando a giocare a scacchi. Ma secondo... ma ti sembra... ma a questo punto gioca con Liberty, guarda. Sei a casa di una persona, sei estranea, ti siedi, vai a giocare e almeno gioca con la padrona di casa. Che carina, tra l'altro raga, io da quando ho fatto il makeover di Liberty, Summer e Travis ho rivalutato molto Liberty, che in realtà non è bruttissima. Ora voi mi direte, Dani ti stai fissando con le ragazze asiatiche, perché in realtà anche Liberty è asiatica come la nostra Danielle. Che ragazzi, tornerà presto! Non vedo l'ora, non vedo l'ora perché episodio bomba, al rientro della, per la Legacy Challenge raga ci sarà un episodio bomba. Racconto una storia coinvolgente, comunque piove sempre. Sempre, non ce n'è per nessuno. Io credo che Travis sia al lavoro, raga. Ebbene sì, e Nina sa che sta perdendo tempo in realtà, perché Travis non c'è e dice, vabbè, sai che sta, io intanto me magno un po' di macedonia di frutta, visto che ce l'hai, e ne approfitto per appunto pranzare qui. In realtà la nostra Nina sta facendo amicizia con Liberty. Adoro! Adoro, adoro, adoro. Allora, come vi dicevo, in questo episodio faremo questa cosa di far trovare a Katrina il nostro Luca Bianco. Adoro. E infatti c'ho anche una mezza idea, in realtà, su Luca, eccetera, eccetera. No, tesoro, tu puoi andare via. Cioè, nel senso, chi se ne frega di stare con Liberty. Proviamo a questo punto a viaggiare e andare da Victor Fang, ci proviamo, così vediamo anche il loro appartamento che non ho modificato. Guardate, oggi viaggiamo con Nina. Nei prossimi appuntamenti, raga, ci sarà un episodio, ecco, se mesci uno, ci sarà un episodio proprio, ma è questo? No, questo è l'appartamento dei Lobo, quindi forse è questo? Sì, dei Fang. Anche perché io questo appartamento non l'ho mai visto, quindi lo vedo con voi per la prima volta. Dicevo, nel prossimo appuntamento ci dedicheremo anche maggiormente a Katrina Caliente, che appunto è un personaggio particolare per quanto riguarda la saga di The Sims 4, in quanto è un personaggio che fa parte di una famiglia famosa come quella di delle Caliente, ma che negli altri, nei precedenti capitoli non era ancora, cioè non esisteva Katrina Caliente. E quindi volevo dedicarle un episodio perché ho intenzione di creare un club con lei, ma lo vedremo pian piano, lo vedremo nel prossimo episodio per l'appunto. Oggi ci dedichiamo ancora un po' alle sorelle. Eccoci raga, siamo arrivati, già dal pianerottolo si può vedere la figaggine, ragazzi, è questo credo, sì. Qui, bussa alla porta. Speriamo che almeno Victor Fang ci sia, perché se no, raga, abbiamo fatto veramente... Cioè, come al solito, tra l'altro. Entra pure, buongiorno. Allora, raga, questo appartamento... Eccolo lì, ovviamente, raga, lui sta al computer. No, raga, ma è stupendo questo appartamento. Guardate che vista, oltretutto. C'è un open space. Wow, con caminetto. Maxi televisore, adoro, adoro, adoro. E poi c'è un secondo piano, ovviamente. Ah, come piace a me! Un po' così, un po' aperto sull'open space, che bello. E cosa c'è? C'è uno studio perché il nostro Victor Fang mi sa che fa la politica. E poi c'è una camera da letto con una cabina armadio e un bagno. Sì, è un bagno. Wow, accidenti. Ganzo. Ah, e c'è un ulteriore bagno qua. Molto bene. Bello questo appartamento. Mi piace molto. Tra l'altro Victor è da solo. Impara a conoscere. Vai, dedichiamoci al nostro Victor Fang. Ok, scusate, io ci faccio un attimo una foto. Ok, meno male che quando almeno faccio le foto... Aspetta, amica. Scusatemi, non me ne vogliate. Eccoci qua. Ciao Victor Fang, la nostra bellissima
Nina, Nina. Nina Caliente, amico, ti dovresti staccare dal computer, c'è una figa pazzesca. Vediamo se lui tra l'altro ci sta un po' al flirt della nostra Nina Caliente. Dov'è? Sono lì. Ma sedetevi, ecco sì, ma potreste sedervi tipo, sedetevi e chiacchierate qui? Che dici, ti sposti da lì per favore? È materialista e l'avevamo capito, raga. Tra l'altro non c'è Lily Fang, che sarebbe la moglie. Eh sì, lui raga ci sta. Accidenti, vabbè, come tutti i politici d'altronde, cosa vi immaginavate? Parla della temperatura fresca, ma ci possiamo spostare da questo cavolo di angolino? Venitevi a sedere qui, dai. Amico. Oh, voilà. Tra l'altro, Victor Fang potrebbe essere, cioè, diciamo, la famiglia Fang. Oddio, sono ancora asiatici, raga. Oh signore Dio, sono perseguitato dagli asiatici. Cioè io non ho nulla contro gli asiatici, anzi mi stanno troppo simpatici. Ma raga, veramente è una persecuzione in questo momento del mio canale. Cioè prima Liberty Lee, o meglio prima Daniel Vert con la Legacy Challenge, poi Liberty Lee, adesso lui, adesso i Fang. Porca miseria, non me ne ero accorto. Scusate, vi chiedo scusa, cioè. No, scusa di niente, però diciamo che non è proprio creativo. Non è proprio creativa questa cosa. Victor è disoccupato, quindi non fa parte della politica. Sussurra smancerie. Come fa a essere disoccupato e ad avere questa grandissima casa? Flirta? Complimentati per l'aspetto. Raga, lui non ha fatto. Praticamente non ha battuto ciglio, eh. Cioè, lui è sposato. Infatti ora gli chiediamo se è single. Romantico, chiedi se è single subitissimo. E lei tra l'altro dovrebbe fare un altro appuntamento. Cioè. Guarda, io ti faccio anche l'appuntamento. Via. Buttiamoci anche con l'appuntamento. Chiedi un appuntamento secondo. È sposato con Lily? Eh sì che è sposato con Lily. No, ma io voglio. No, raga, ho detto Lily e si è svegliata Siri, la mia. Cioè dell'iPhone. Adoro. Adoro, adoro, adoro. Sì, è qua, qua, a casa nostra. Sì, proprio qua. Chissà se torna. Vi immaginate torna Lily adesso che inizia. Dove è andato lui? Ma dove è andato? Fallimento dell'appuntamento. Ma perché? Ma perché lui se n'è andato? Ma come si per. Cioè, ci ha lasciato in casa da soli? Ma no, è qui. Flirta. Ma perché? Vabbè, comunque abbiamo risolto il fatto. Amico, stringi. Proviamoci. Raga, vi immaginate? No, vabbè, primo bacio con Victor Fang, così. Ma perché la nostra Nina è così? Cioè, lei posa sexy. Cos'è quest'ombra? Spero non sia Lily Fang. Fai il baciamano. Si trova al lavoro mentre Dina Caliente è praticamente tornata. Tieni la mano. E raga, ci sta. Ci sta anche subito il primo bacio. Le bollette, amico, sei disoccupato. Guardate, con questa vista la nostra Nina Caliente ci prova senza problemi. Non mi dite che ci sta, raga? No, per fortuna. Lui non si sa se ci sta. Vediamo un po'. Io spero. No, povera Lily Fang, raga. Povera Lily Fang. Liliana Fang. Ma perché? Eh sì, stringi, te credo. Trovati un fidanzato. Assolutamente. Cioè, lei chiede subito a lui di essere un fidanzato. Amico, dai. Facciamoci un selfie. Magari non lo tag... Non... Così, da nulla. È diventata la sua fidanzata, raga. No, vabbè, adoro. Raga, scusatemi. Ed era appena tornata Lily Fang, che giustamente lei ha fatto finta di essere lì di passaggio e se n'è andata. E c'era Victor Fang. Vabbè, tutto a posto, Lily è tornata. Adoro, raga, scusatemi. Ma a me piace tantissimo questa Nina. Continuo a chiamarla Nina Bonina Brown. Questa Nina caliente, cioè attiva come non mai. Dai tre primi baci e lei è già al terzo. Al secondo, scusate. Adoro. Allora tesoro, direi di entrare in casa. La nostra Dina Caliente invece possiamo fare un evento, una festa con cena. Quindi pianifica un evento sociale, dato che lei comunque è una, come si dice, a parte una poco di buono. E dicevo, scusate, mi è venuto proprio in automatico. Una festa con cena. Anzi, festa in casa, via, senza cenare. Festa in casa, padrone di casa. Dai
Dina Caliente, Nina Caliente e Catrina Caliente, ospiti in realtà inviteremo Don Lotario, che è un amico di famiglia con cui Nina ha anche con lui un flirt, quindi ci sta, e Luca Bianco, raga, adoro, 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 una festa in casa, e sì, Catrina Caliente la facciamo tornare da lavoro, quindi lei tornerà, ora saranno tutti in abito da festa. No vabbè raga, non vedevo l'ora di vedere questa cosa. Cioè appena, io voglio vedere se Catrina si incazza, si ingelosisce. Tra l'altro, oh voilà, è arrivato il nostro Don Lotario. Amica, vieni qui, romantico. E ma che, ma no. No, dov'è, non c'è. Manda un bacio, via. Manda un bacio, la nostra Dina ovviamente ascolta musica classica, ci sta, concediti una bevanda, ma c'avevamo un bar noi, in realtà non mi ricordo, forse, eccolo Luca Bianco, che buono. Allora, Catrina, vieni qui e tipo, non c'è tipo una braccia, eh sì che c'è una braccia, adora, adorere, quelli si stanno ovviamente slinguando. Dove vanno? Dove vanno non si sa. Che cosa sta facendo? Lei sta cucinando? Ma no, ma no. Allora, possiamo creare un gruppo. Altre scelte, azioni. Forma un gruppo. Ok, con tutti quanti. Fai che si ballino nello stesso momento. Siamo un gruppo di castori piccolini. Tutti e tre amici dei bambini. Noi Cali... Non me la ricordo più la canzone. Sì, possiamo tipo ballare? Perché non si balla? Ma potete ballare tipo? Non si può ballare. Vabbè. Complimento sincero. Dove è andata Catrina? No raga, Catrina è andata appunto a parlare con il nostro Luca Bianco. E lui infatti ha nuovamente rifiutato diciamo il flirt. E Catrina non capisce perché. E ora lo capirà molto molto bene, perché ovviamente la nostra Dina viene qui e raga se lo bacia davanti a tutti e vediamo come reagisce la nostra Catrina Caliente. Scusami tesoro, Catrina, Catrina, devi guardare amica, vai qui, devi guardare. Zan zan! Oddio! Ah, in realtà è felice, raga. What? È felice. Oddio, ma perché lei... Ma io avevo immaginato già il... Diciamo il fight. Amante della famiglia, in realtà. Quindi lei sa che... Non c'è nulla con Luca. E infatti va lì subito. Imita una celebrità. Giusto per togliere l'imbarazzo. E... amichevole... non c'è chiedi di diventare chiedi di ecco, chiedi di essere solo amici. Quindi raga, scusate, in questo momento ci sono tutti i fidanzati cioè ci sono i fidanzati delle figlie. Tra l'altro due boni pazzeschi. Scusatemi, fatemelo dire. Guardate qui Don Lotario e Luca Bianco di giallo vestiti. Adoro. In tutto questo volevo dirvi, raga, rimaniamo solo amici, amico, perché va tutto bene. Che ne pensi? Ebbene sì, hanno deciso di lasciare la loro cosa normale. Mi sembra più che giusto. Fai il baciamano. E tu, amica, visto che ce l'hai qua, sussurra smancerie. Bellino, così abbiamo il quinto flirt qua. Sì. Perché non abbiamo molto. Accarezza la guancia, che teneri. Ed è subito il romanticismo. Bellini. Raga, vi volevo dire che Nina aveva appena dato un primo bacio. Siano flirtanti nello stesso momento. Sì. Non lo so, tipo romantico. Bacio, dai, bacio ancora. Magari mi diventi flirtante. E fai fighi fighi nello stanzino. Vai, finiamo, diciamo, questa festa con il fighi fighi. Ma non si può ballare, tipo? Ma perché non possiamo ballare? Forse perché dobbiamo... Secondo me dobbiamo cambiare stazione e mettere la cosa elettronica. E infatti, balla insieme, forza, scateniamoci. Comunque, raga, in realtà la storia voleva che Catrina Caliente avesse un flirt con Don Lotario.
per la storia di The Sims 4, ma anche Dina Caliente, la bionda, praticamente. Loro stanno fitificando. Lei in realtà, dopo che si sposa con Luca Bianco, Luca muore e lei si innamora sia di Maurizio Alberghini che di Don Lotario. Ora, per Nina Caliente non credo sia un problema perché a lei non gliene frega niente degli uomini. In realtà a lei basta che trova un uomo ricco ed è felice. Fai che i Sim diventino felici nello stesso momento. Credo abbia sfogato. Sì, amica, vai in bagno, brava. Vanno tutti nello stesso bagno? No, va solo lei. Molto, molto bene. Vai in bagno perché mi stai soffrendo come una ladra. E nulla. Vabbè, oddio, lei è andata già a dormire. No, vabbè, ma daglielo un po' di considerazione a Don Lotario. Amica, ma fai fichi fichi con Don, scusa. Cioè, ora io non è che voglio dire, però te lo ritrovi qui. Ora, Victor Feng, bell'uomo, tra l'altro impegnato. Però, fratella mia, sorella mia, fratella, sorella mia, c'hai un Don Lotario ad una festa che flirta con te e non ci fai neanche fichi fichi? Dai, su via. Lei parla con la madre e giustamente gli dice, guarda mamma, Luca mi piace troppo. E la madre fa, sì, è un bravo ragazzo, dentro di lei magari sta pensando, me lo volevo fare anch'io. E invece no, me l'hai preso tu. Molto bene. Quindi, povera Catrina Caliente, in realtà, raga, mi sta facendo la parte della sfigata Catrina Caliente in questa storia. Cioè, io che me la immaginavo una matriarca super perfida, super... invece, poveretta, cioè, gli hanno fregato già i due buoni della situazione. Infatti va a dormire. Fa bene. No, 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 no. Vabbè, comunque, raga, cioè, volevo dirvi... Ok, ora devo proprio andare, che comunque... Invito a restare per la notte. E perché no? Oddio. Amico, ma perché non rimani a dormire? Ora devo proprio andare. No, forse rimane, non lo so. Va bene ragazzi, io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Scusate se con la voce ero un po' più tranquilla e non ero squillante come al solito, ma non, ho un po' di mal di testa, però avevo tanta voglia di registrare, quindi in realtà sto registrando proprio con voglia di registrare, solo che non potevo sbraitare, urlare o comunque essere troppo molto squillante, però spero di avervi tenuto comunque compagnia. Io, nonostante, dopo questo vi dico di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di mettere un mi piace a questo video se vi è divertito e se vi è piaciuto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, come le vedete voi le caliente. Io voglio sapere che immagine secondo voi hanno le caliente, nel senso come le adoperate, se ci giocate con questa famiglia o meno. Sono diventati anche buoni amici. Adoro, carini, carini. Va bene, allora io vi mando un bacio dal vostro Danzo e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!